benvenuti spettatori di Le Fonti TV a questa puntata speciale di Instant Focus, dove parleremo, come potete vedere anche nel titolo della nostra trasmissione, di investimenti assicurativi, quanto piacciono davvero agli italiani. Beh, incominciamo nel dire che insomma gli italiani non hanno una grandissima cultura in fatto di assicurazioni, a differenza di altri paesi europei, innanzitutto come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, per non parlare naturalmente degli Stati Uniti, dove esiste praticamente un prodotto assicurativo per ogni aspetto della vita. Cercheremo insomma di capirne di più grazie al nostro ospite che ci ha raggiunto qui in studio, ovvero il dottor Cesare Gabetta, direttore vendite Italia Forward U Life Insurance Lux, a cui naturalmente do il benvenuto. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Dottor Gabetta, ecco, innanzitutto dal punto di vista della congiuntura economica questo è un periodo particolarmente complesso. Ovviamente la situazione è influenzata da diversi fattori, la crisi energetica, il conflitto in Ucraina e per non parlare poi del problema annoso dell'inflazione. Però ecco, questa crisi economica a livello globale sembra non aver toccato in particolar modo il settore assicurativo. Ci vuole spiegare il perché innanzitutto? Beh, sicuramente è vero, dobbiamo dire che i numeri che ci vengono forniti dall'ANIA non mentono. Questo ci permette di verificare che l'incremento della produzione vita è cresciuto dell'8,3% nell'ultimo anno e addirittura nel ramo terzo, quelli delle unit link, addirittura del 37%. Quindi i numeri ci dicono che la crescita è importante. È altrettanto vero che bisogna fare dei ragionamenti per valutare questo aspetto. La cultura assicurativa in Italia è differente rispetto a stati europei, come citava lei. In Inghilterra, in Francia, in Germania è molto più presente, molto più attuata e molto più consolidata come strumenti assicurativi. In Italia siamo un pochettino più a rilento, però dobbiamo dire che in virtù di questi numeri i dati stanno cambiando e stanno migliorando, soprattutto per l'investimento a medio e lungo termine, perché questo è importante in un orizzonte temporale. Ecco, l'orizzonte temporale, focalizziamoci su questo aspetto perché lei ha citato il lungo termine. È un po' un ragionamento antintuitivo, lo propongo naturalmente per quanto riguarda il pensare comune, perché proprio l'incertezza ci porta a ragionare sul day by day e non a focalizzarci nel futuro. Invece la strategia migliore è quella, giusto? Ma sicuramente, come citava anche lei, la politica economica, barra la politica in generale in questo momento è molto volubile. Quindi i mercati in questo momento sono sia all'alto che al ribasso molto velocemente. Dobbiamo dire che in un orizzonte temporale medio-lungo il cliente, il futuro cliente, può prendere le migliori strategie che possono offrire i mercati, sia quando le performance sono positive o eventualmente quando sono al ribasso. È strategicamente dimostrato, è la storia che ce lo insegna, che in un orizzonte temporale medio-lungo il cliente ha sempre degli aspetti di redditività molto importanti. Ecco, quindi sicuramente focalizzarsi sul medio-lungo termine è una strategia importante e significativa per contrastare l'incertezza, insomma, di questa situazione e anche il problema della volatilità. Però, appunto, è una strategia sicuramente valida, ma non l'unica e non sufficiente. Direi che un'altra parola chiave per orientarsi in questo momento è rappresentata dalla diversificazione, giusto? Certamente sì, noi come compagnia abbiamo dietro ad ogni nostro prodotto che noi offriamo sia la parte di controllo della volatilità sia la parte di diversificazione. Questi sono dei punti saldi strategici di tutti i nostri prodotti che mettiamo sul commercio, sia per quanto riguarda il prodotto Forward a quota, che è un premio annuo ricorrente, sia per quanto riguarda il prodotto a premio unico, che come dice la parola stessa è un premio unico. Quindi in tutti i nostri servizi noi abbiamo un controllo della volatilità quotidiana e un controllo della diversificazione che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dottor Gabetta, lei ecco, ci ha raccontato, ci ha illustrato fino a questo momento le strategie messe in atto appunto dalla vostra compagnia mediante appunto i vostri prodotti per affrontare questo momento particolarmente complesso, contraddistinto, come abbiamo sottolineato più volte, dalla volatilità. Ma quanto sono flessibili i prodotti Forward You per chi li sottoscrive? Bah, questo è sicuramente un punto interessante, perché per noi è importante che un cliente, quando ci sceglie, sia valido per lui il prodotto che va a sottoscrivere. All'interno dei prodotti noi abbiamo varie flessibilità all'inizio e durante l'orizzonte temporale. Per quanto riguarda l'inizio abbiamo 5 profilature di rischio che ci permettono di valutare l'appetito del cliente e soprattutto valutare se questo aspetto è importante per lui con garanzie o senza garanzie. Altri aspetti comunque servono per seguire del cliente strada facendo, in quanto in un orizzonte temporale medio-lungo le esigenze che possono nascere possono essere molteplici. Quindi anche nel corso dell'orizzonte temporale noi andiamo a valutare se ci sono necessità per il cliente a livello di equilità e quant'altro, senza penali eccetera, per restituire una parte dell'investimento fatto del cliente. Chiarissimo, è stato davvero esplicativo e la ringraziamo per averci fornito soluzioni e strategie anche dal punto di vista assicurativo per affrontare questo momento che è davvero complesso dal punto di vista economico, finanziario e politico. Io la ringrazio, dottor Gabetta, per essere stato qui con noi alle Fonti TV. Grazie mille. Bene, allora si conclude così questa puntata speciale di Instant Focus dedicata appunto al mondo assicurativo. Io vi rimando alla programmazione di Le Fonti TV, mi raccomando, restate con noi.